In data odierna, i carabinieri del comando antifalsificazione umanitaria, con il supporto del gruppamento di investigazioni scientifiche e il gruppamento operativo speciale, il comando territoriale dell'arma, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di valuta falsa. L'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli ha permesso di disarticolare un'organizzazione attiva nel darknet e nei canali social media per la distribuzione di valuta falsa con il pagamento di criptovalute. La distribuzione della valuta falsa avveniva attraverso l'invio di plichi e pacchi postali che contenevano giocattoli e oggetti vari con banconote contraffatte. La distribuzione avveniva in quasi tutto il territorio nazionale in ben 18 paesi esteri. La caratterizzazione internazionale dell'operazione ha richiesto il supporto di Europol per il coordinamento con le polizie estere. L'indagine ha complessivamente permesso di smantellare una stamperia clandestina a produzione di banconote da 20-50 euro, il sequestro di 41 plichi con 120.000 euro in banconote da 20-50 e 100 e l'arresto in flagranza di reato in Italia e all'estero di 31 soggetti, nonché il deferimento di altri 50 in stato di libertà.